che pensa di questa edizione? Innanzitutto che cosa penso? Devo dire che è una cosa meravigliosa trovarci qui nel nostro borgo di Centore, territorio di Cellole, dove si sta mettendo in mostra e assaporando quello che è la dolcezza del nostro territorio, così la definirei la mozzarella. La mozzarella è un prodotto intimo, un prodotto innato proprio del territorio di Cellole. Io direi non me ne vogliono gli altri territori della Campania, ma la nostra mozzarella è la migliore, anche senza disdire della mozzarella degli altri territori campani, ma in ogni caso in tutta Europa, in tutto il mondo, la mozzarella campana e in particolare la nostra è ben conosciuta ed è ben vengano queste manifestazioni perché tutti possano conoscere il vero prodotto della nostra zona, del nostro territorio. E infatti appunto per questo la 12ª Sagra ormai è giunta anche a questo punto nel 2012 non serve ad altro che appunto avvicinare i molti turisti e i molti golosi della mozzarella, perché la mozzarella oltretutto è un piatto particolare. Se non si va in Campania e non si assaggia la mozzarella è come se in Campania uno non ci passa per niente, o no? Sì, sicuramente venire in Campania o venire soprattutto, io insisto sul nostro territorio, è d'obbligo assaggiare la mozzarella e sfiderei chi che sia a dire il contrario circa il sapore, la bontà di questo prodotto. Soprattutto abbiamo tanti, voglio qui pubblicizzare, tutti i produttori del nostro territorio sono seri, puliti, onesti e fanno un ottimo prodotto. Quindi invito tutti a venire su questo territorio e acquistare, assaggiare la nostra mozzarella. Ma non è l'unico prodotto, abbiamo l'olio, abbiamo anche un buon vino, abbiamo i fagioli e la manifestazione si è conclusa a giovedì, mercoledì, il giorno di Ferragosto, ed è arrivata la 40ª sagra dei fagioli a Cellole, la facciamo ogni anno ed è un altro prodotto della nostra terra. Quindi voglio dire, se noi tutte queste cose le mettiamo insieme a questo e le mettiamo insieme al nostro territorio, al nostro mare, alle nostre spiagge, penso che valga proprio la pena venire a vivere o a passare un periodo turistico in questo territorio. Senz'altro, la cosa più bella. E oltretutto, ecco, volevo dire un'altra cosa. Cellole adesso si sta aprendo le porte appunto con tutti questi prodotti tipici che sono un qualcosa di valoroso, di molto ambito, l'olio, i fagioli, la mozzarella, e sicuramente attireranno, come abbiamo potuto vedere oggi, tante persone che hanno potuto degustare la mozzarella in questo caso. Ma le volevo domandare un'altra cosa: quali sono i progetti futuri per Cellole? Ma i progetti futuri così ad ampio raggio non li posso sintetizzare in un momento, però alcuni dei quali sono rivolti soprattutto a quello che è lo sviluppo, la costanza nel progettare e portare avanti lo sviluppo turistico. Noi tentiamo, e questo voglio fare un appello a chi ci sente, a chi legge queste nostre parole, soprattutto per quanto riguarda questa fascia che guarda al mare, dove purtroppo noi, insieme anche al Comune di Testa, nulla possiamo creare, nulla possiamo immaginare, nulla possiamo ideare, in quanto è tutta una zona sottoposta a vincolo ambientalistico, paesaggistico, archeologico e quant'altro, fermo restando il rispetto per tutte questi vincoli. Ma noi vogliamo che queste zone possano assumere un momento di sviluppo, ma soprattutto e solamente per quelle che sono le strutture ricettive, non abitazioni, ville o a scopo di lucro. Perlomeno questo ce lo debbano permettere. Allora invito e volgo l'appello alla Regione Campania soprattutto perché ci possa in qualche modo aiutare e a liberarci di questi vincoli, e solo così riusciamo a liberare questa zona. Allora che ben vengono residence, alberghi, palazzi dei congressi, campi da golf, piscine, discoteche, tutto ciò che porta turismo. Siamo con il presidente del Consiglio Comunale di Cellole, sempre qui a Borgo Centore, in occasione della 12ª Sagra
della mozzarella, il signor Augusto Verrico, al quale subito domando. È la 12ª edizione, quindi sono 12 anni che si propone questa manifestazione. La mozzarella è un prodotto tipico squisitissimo e che ogni anno sembra che sia lo stesso, ma il gusto è un qualcosa che possono passare gli anni, però rimane sempre lo stesso. Che mi può dire per quanto riguarda il fatto che siamo raggiunti alla 12ª edizione, che quindi già è un punto d'arrivo abbastanza importante, perché 12 anni di sagra significa che il turista viene spesso qui e quindi sente il piacere di venire a questa sagra della mozzarella di Centone. Bene, vi ringrazio per l'opportunità che mi date per parlare del nostro territorio. So che l'ha già fatto molto ampiamente bene il sindaco dottor Aldo Izzo. Ne approfitto per aggiungere anch'io qualche cosa. La sagra della mozzarella, noi sul nostro territorio abbiamo due grosse manifestazioni: la sagra dei fagioli, che è arrivata alla 39ª edizione, la sagra poi della mozzarella, che si svolge qui su Borgo Centone, in questo piccolo borgo sulla Domiziana, e alla 12ª edizione. È un momento importante per il richiamo dei turisti, gli avventori che stanno sulla nostra zona di Baia Domizia, Basso Lazio, addirittura arrivano anche dall'entroterra. La sagra di quest'anno è un po' particolare perché si è caratterizzata anche con la presenza della Coldiretti di Caserta, che ha messo a disposizione degli stand per la campagna amica, la cosiddetta campagna amica, che sta svolgendo su tutto il territorio nazionale. Lei è presente qui in questa sagra con i propri prodotti, formaggi, miele, vino, salumi e tutti i prodotti, voglio dire, particolari, tipici della provincia di Caserta. Poi l'altro aspetto importante, intanto vorrei ringraziare anche l'associazione di Borgo Centone Nuova, che ha organizzato con tante difficoltà questa bella sagra. Hanno raggiunto a mio avviso due grandi obiettivi: quello di promuovere i prodotti del nostro territorio attraverso la mozzarella, quindi spiegando, facendo gustare agli avventori il nostro prodotto genuino, buono, che con il passare degli anni non cambierà mai, sarà sempre più apprezzato. L'altro punto importante che a me piace sottolinearlo è il momento di grande aggregazione che c'è stata nella borgata, di giovani, anziani, ragazzi che si sono prodigati in tanti per poter poi ottenere questi bei risultati. Avrete notato come è ordinata tutta la disposizione degli stand, non c'è confusione, le persone che vengono si sentono a proprio agio, quindi hanno dei posti a sedere, possono gustare tranquillamente i nostri prodotti in serenità. Ribadisco questa piccola frazione di Cerro, che è Borgo Centone, è l'ingresso del nostro territorio, il territorio di Cerro. Quindi spero, voglio dire, proprio con l'impegno e le attività delle associazioni, soprattutto quella che insiste qua sulla borgata, di poter anno dopo anno offrire sempre maggiori opportunità ai turisti che si trovano o di passaggio o che sostano a Baia Domizia.